finito il congresso si rema tutti dalla stessa parte. Dal 16 dicembre l'emergenza è l'economia, l'emergenza è il lavoro, sono le tasse, lo Stato italiano è fallito, è uno Stato ladro e fallito, non penso che tiri il 2014, quindi o ci pigliamo le macerie oppure ci organizziamo per salvare almeno chi può e vuole salvarsi, sicuramente le regioni del nord possono e vogliono salvarsi. Senti Matteo, ho ricevuto delle risposte agli inviti che avete fatto a movimenti indipendentisti al congresso? Sì, sarà una prima volta. Al congresso della Lega del 15 dicembre a Torino si parlerà di Europa con chi vuole costruire un'altra Europa. Sono brutti e cattivi, secondo tanti. Sono Marine Le Pen, sono gli austriaci, sono gli olandesi, sono i russi. Ci saranno anche dei parlamentari, figurati, di quel cattivone di Putin. E quindi gente che vuole costruire un'altra Europa, non un'Europa serva delle banche, della finanza, di un euro che è una moneta criminale. Quindi a Torino ci sarà un altro modello di Europa che riparte dai territori, l'Europa delle patrie. Ecco, a me piacerebbe a Torino presentare l'Europa delle patrie contro l'Europa delle banche. Quindi anche la Le Pen, scusa. Quindi anche Marine Le Pen, assolutamente sì. Lei rispolverà un po' le parole d'ordine del passato della Lega, questa battaglia contro l'euro, oggi vi vede un po' comunati al Grillo e allo stesso Berlusconi. La differenza è che Berlusconi riteneva l'euro un'idea straordinaria, con la differenza che Grillo parla di un referendum che non si può fare. La Lega ha tanti difetti, ma la coerenza non ci manca. Quindi le battaglie contro l'Europa che ha ammazzato l'agricoltura, la pesca, l'industria, il commercio, i trasporti, gli stipendi, noi la facciamo da 20 anni. Quindi non sono vecchie, ma sono assolutamente d'attualità. Io penso che alle elezioni europee si fronteggerà il fronte degli euroentusiasti e il fronte di quelli che pensano a un'altra Europa. E temo che la Lega sarà da sola su questo fronte. Si sente un po' populista anche lei? Se essere populisti, xenofobi, razzisti significa dire prima gli italiani, prima i lombardi, basta immigrazione, no all'indulto, no all'Europa delle banche, sono assolutamente, pienamente, convintamente populista. Alla faccia del PD che chiede 2 euro per andare a votare e che fa votare passanti di qualsiasi tipo, le primarie della Lega aperte a militanti, uomini e donne che credono nel futuro e che vogliono rottamare questa Europa e questo euro, che pensano che l'Italia sia uno Stato ladro e fallito, domani si partecipa. In Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in tutto il nord, non solo, ma anche nel centro, domani dimostriamo ai compagni e ai giornalisti servi dei compagni che la Lega c'è e sia a Roma che a Bruxelles gli faremo un mazzo così. Matteo Salvini, ci siamo. Domani per la prima volta nella storia della Lega Nord saranno i militanti a scegliere il nuovo segretario. Sì, è una scelta storica, è bello, quando la gente partecipa, fa fatica, scende dalla valle, dalla pianura, dal lago per dire la sua sulla politica, sulla bella politica, sulla Lega e sul Nord, è sempre una bella notizia, quindi mi auguro che siano in tanti a scegliere. Chi scelgono è l'ultimo dei problemi, chi vota Bossi ha tutta la mia stima, la fiducia e il sostegno, perché Bossi è il papà e Bossi ci ha portato fino a qua, quindi non c'è rivalità. C'è un confronto, su alcuni temi la possiamo vedere anche in maniera diversa, però poi dal giorno dopo il congresso si torna a correre pancia a terra senza nessun tipo di polemica. Solo 2 o 3 anni fa si aspettava che magari sarebbe arrivato un giorno in cui avrebbe potuto lei guidare la Lega. Non l'ho mai minimamente pensato, men che meno quando ho fatto la prima tessera 23 anni fa, ma neanche di fare il consigliere comunale a Milano. Poi nella vita succede di tutto e a questo mi ha portato, ho dato qualcosa alla Lega, la Lega mi ha dato sicuramente tantissimo e quindi quando mi hanno chiesto di mettermi a disposizione ubbidisco, anche perché so che non sarà una sfida che affronterei da solo, lo affronterei con migliaia di sindaci, di consiglieri, di militanti, di artigiani, di pensionati, di giovani, e quindi siamo una squadra enorme che è stanca di mediare con Roma, di trattare con Roma, che vuole ribaltare questa Europa, rottamare questo euro e allontanarsi da uno Stato ladro e ormai fallito. Dunque la Lega del futuro ha tante battaglie da fare, la tessera, la prima sembra essere quella dell'euro. Beh, l'Europa con le sue leggi sceme sta distruggendo l'agricoltura, la pesca, il commercio, l'artigianato, l'industria e l'euro è una moneta criminale, si chiama marco tedesco, non si chiama euro quello che abbiamo in tasca. E quindi o ricostruiamo un'altra Europa che non risponda alle banche e alle borse, ma risponda ai cittadini e al lavoro, oppure prendiamo atto del fatto che questa Europa serve a qualcuno ma è nemica di qualcun altro e andiamo per nostro conto, con chi ci sta, con i francesi, con gli austriaci, con gli olandesi, con tutta la gente che non si rassegna a morire di Europa e di euro.
Ed è eurodeputato, esperto proprio di politica europea, e adesso però con la candidatura a segretario della Lega le fanno domande anche su politica italiana sempre e tutti i giorni. Sì, però noi abbiamo la fortuna di avere parlamentari, deputati e senatori in gamba. Io sono allergico ad alcuni temi, se uno mi fa le domande sul Mattarellum, sul Porcellum, sullo Scorporo, a me viene la pelle d'oca perché io preferisco occuparmi di lavoro, di pensioni, di tasse. Però fortunatamente abbiamo uomini all'altezza di occuparsi di tutto, quindi alcune di queste incombenze le delegherei volentieri ad altri, più competenti di me. Come si immagina la Lega del futuro quando ci sarà un nuovo segretario? La posizione di Maroni, la posizione di Bossi, tutto un po' complicato. Ma una Lega che collabora, ognuno fa la sua parte, c'è spazio per tutti. Una Lega che amministra con i suoi governatori, i suoi sindaci e i suoi assessori. È una Lega di battaglia in piazza che si occupa di immigrazione, di sicurezza, che fa la guerra contro l'indulto, che recupera delle periferie abbandonate, nell'ottica del prima la nostra gente. Prima la nostra gente nei posti di lavoro, nelle case popolari. E se fare questo significa infrangere la legge, ce ne fregheremo e cominceremo a infrangere la legge. Ecco, l'ultima battuta, domani allora si vota, un consiglio, un perché la gente deve venire a votare? Perché partecipare non è solo un diritto ma è un dovere, non basta lamentarsi, non basta telefonare alla radio, non basta mandare qualche mail, non basta scrivere su Facebook, domani partecipando si dà anche un bel segnale a tutti quei giornalisti italiani che ci hanno fatto due palle così per mesi sulle primarie del PD. E come bello Renzi e dove va a far colazione Renzi e come si veste Renzi e cosa fa la nonna di Renzi. Ecco, domani i leghisti che partecipano mandano anche a quel tal paese quelli che ci hanno rotto i maroni per due mesi con Renzi e le primarie del PD.